parliamo di musei d'archeologia, di scienze, parliamo di ecomusei, parliamo di musei industriali. Il museo è una istituzione che nasce con l'illuminismo e come tale ha sempre avuto una relazione molto forte con la società e con lo sviluppo della società. Ma in che maniera oggi il museo si pone rispetto alle problematiche che sono state già proposte e che saranno poi affrontate nel corso di queste tre giornate? Devo dire che nel corso degli ultimi anni c'è stata una trasformazione profonda rispetto al modo di interpretare il ruolo del museo nel senso dello sviluppo anche economico dei territori, non soltanto economico. Soltanto una decina di anni fa, un convegno internazionale che si è tenuto alla Triennale di Milano, Franco Murini parlava di musei dell'iperconsumo e rifletteva su come i musei sempre più spesso si offrissero come world center, cioè avessero assunto un ruolo di intrattenimento che in qualche modo abdicava alla funzione culturale del museo per affrontare invece una dimensione appunto di iperconsumo, una dimensione mondana, spettacolare e come tale in qualche modo non più legata alla singolarità dei contesti e dei territori. Tant'è vero che appunto Murini, citando naturalmente Marco G, ci parlava dei musei come dei non luoghi. Com'è possibile pensare a un museo come a un non luogo? Cioè, Auger ci ha spiegato, come un luogo che non sedimenta memoria. Se la vocazione del museo è, per sua stessa natura, quella di costruire, di conservare e costruire memoria. Ebbene, in realtà una malintesa dimensione del marketing della cultura ha in qualche modo alimentato fra la fine del secolo scorso e gli inizi di questo secolo una visione del museo ipertrofica, capace semplicemente di essere un attrattore turistico senza però provare a entrare davvero in relazione con la ricchezza culturale e appunto con le diversità dei singoli territori. Questa dimensione di iperconsumo che è stata sintetizzata con l'espressione bigger is better è in realtà una dimensione che tende a spersonalizzare i musei, aggiungendo poi a quella che è stata definita la dimensione multinazionale global dei musei. E il caso che sempre si cita, è inevitabile farlo, è quello del Guggenheim, dove naturalmente sappiamo benissimo quanto il Guggenheim di Bilbao abbia rappresentato un volano straordinario di sviluppo economico per un territorio come i Paesi Bassi che viveva una condizione di difficoltà, ma molte sono state le contestazioni e in qualche modo i ripensamenti anche legati a questo modello. Sappiamo la libera architettura, l'archiscultura di Frank Gehry, quanto ha avuto un ruolo importante nel promuovere questo museo. Molte sono state, dicevo, le contestazioni legate al fatto che in realtà il museo rappresentava in qualche modo una sorta di mondo chiuso, un'enclave che non dialogava in effetti con i territori. E se in quel caso è stato un caso fortunato perché in realtà la regione dei Paesi Baschi ha saputo fare della forza attrattiva di quel museo internazionale globale un vettore per uno sviluppo del territorio che si è realizzato attraverso altri musei, attraverso altre realtà culturali, la stessa cosa non è accaduta in altri contesti. Thomas Krenz, che è il direttore della fondazione Guggenheim, nel 2008 si dimette o viene dimesso, la questione è ancora aperta, perché nel 2008 il Guggenheim di Las Vegas chiude. In questa dimensione di colonizzazione multinazionale dei musei si avverte uno stucchiolio, si capisce che non è quella la strada per fare del museo un vettore di sviluppo, un attore di sviluppo. E si comincia a riflettere su un'altra dimensione del museo, che è quella che oggi vorrei proporvi brevemente in questa nostra riflessione. James Clifford parla di museo come zona di contatto, è un antropologo James Clifford, e riflette appunto su come il museo debba essere innanzitutto un luogo di incontro fra comunità, fra persone, prima ancora che fra le persone e gli oggetti che il museo raccoglie.
E a partire da questa suggestione, che è ovviamente in opposizione a un'idea del museo come mall center, come luogo che fornisce servizi di intrattenimento, ribaltando addirittura le logiche illuministe, dove gli spazi che sono dedicati agli show, ai bookshop, ai musei, ai negozi, sono addirittura triplicati, quadruplicati rispetto agli spazi espositivi. Questa idea invece di pensare al museo come una zona di contatto ci porta all'idea che è stata affrontata in un convegno di 2 anni fa, quindi a distanza di 10 anni da questione dei musei per consumo, un nuovo convegno internazionale, questa volta tenutosi fra la Francia e il Quebec, ci ha parlato dei musei per un développement durable, per uno sviluppo sostenibile. E questo è il tema che oggi appunto vorrei sottoporvi, perché lo sviluppo che i musei possono contribuire a creare deve essere necessariamente, e sempre di più, uno sviluppo sostenibile, durable, dicono in Francia. Che significa? Significa che non dobbiamo tanto pensare al museo come a un grande attrattore. Non dobbiamo più ragionare in termini di ipermuseismo, un grande museo che cambia le sorti di un territorio, ma i tanti musei che valorizzano quelli che sono stati definiti i patrimoni di prossimità, cioè contesti culturali che possono essere raccontati, accolti e promossi in istituzioni più piccole e per questo più capaci di tenere assieme, come ogni sviluppo sostenibile deve fare, il dato economico certamente, ma anche il dato sociale, il dato culturale e il dato ambientale. I musei, insomma, oggi devono proporsi come laboratori di creazione di nuove relazioni. Le nuove relazioni con le risorse, con l'energia, con quanto appunto il territorio deve imparare a gestire e a conservare le proprie risorse paesaggistiche, naturali, ovviamente. Quindi una dimensione ecologica del museo che non passa soltanto attraverso l'utilizzo di architetture ecologiche. Pensate per esempio alla proposta che ha fatto Renzo Piano con il Paukrezentrum a Berna, che è un'architettura che si sposa col paesaggio nelle forme, perché riprende proprio le linee del paesaggio collinare di quel territorio, ma soprattutto utilizza energie rinnovabili. Quindi in questo senso il museo può essere, dal punto di vista della sua architettura, dal punto di vista museografico, un laboratorio per uno sviluppo sostenibile del territorio e della sua identità, ma ancora può essere il luogo dove si sperimenta, dove vengono incubate, come si dice oggi, start-up, progetti di sviluppo sostenibile, perché il museo, questo ce l'ha insegnato già negli anni 80 la nuova museologia, il museo non è fatto tanto o soltanto di collezioni e di oggetti, quanto di comunità e di persone. Allora il museo come spazio di educazione, come spazio appunto di nuova cultura, può essere davvero oggi un laboratorio credibile, importante per lo sviluppo di un territorio e per la qualità del rapporto che le comunità locali e chi viene da fuori, i turisti, possono avere con il museo stesso. Oggi non possiamo più ragionare nei termini dei grandi musei. Si prospetta per il luglio, fra 2 anni, un pubblico di 12 milioni di persone. Sono numeri che fanno tremare le vene ai polsi, perché l'impatto di consumo di 12 milioni rispetto alle collezioni, parlo della storia dell'arte, scusatemi, rispetto alle collezioni e la cattiva qualità, e questo chiunque ha visitato il Louvre di recente può testimoniarlo, dell'esperienza che si vive al museo, perché è un'esperienza assolutamente affollata, costrittiva, incapace di offrirci una relazione corretta con le opere, ci insegnano che oggi noi dobbiamo provare a lavorare non sull'aumento del numero dei visitatori per un singolo museo, ma sulla creazione di una cultura del museo che renda il pubblico più numeroso come accesso a tutti i musei. E un territorio come quello dell'Abruzzo può essere assolutamente un laboratorio credibile rispetto a questo, per la quantità di musei, e penso per esempio alla possibilità di creare ecomusei, ce ne sono già nel programma appunto che è stato
presentato, c'è una visita all'Ecomuseo del Paleolitico di Abateggio. Io sono molto curiosa, non lo conosco, quindi non ve ne posso parlare. Sono molto curiosa di conoscerlo, ma è sicuramente un'esperienza importante quella di pensare al museo come un ecomuseo, cioè a un museo che non si limita a conservare gli oggetti e che neppure mette sotto vetro una comunità, ma che diventa uno spazio di elaborazione, di riflessione culturale per una comunità, a partire dalla storia. Ma la memoria da sola non serve se non c'è progetto per il futuro. Allora un territorio come quello dell'Abruzzo mi sembra un territorio particolarmente favorito proprio per la sua stessa natura così complessa, così ricca, ma anche così raccolta, nel pensarsi come un laboratorio di sperimentazione per un museo sostenibile, per un museo che pensa a uno sviluppo sostenibile e che ci riporta a un'utopia, che però è un'utopia quotidiana. Certamente non ci sono più i grandi racconti da cui sono dati i grandi musei universalistici. Oggi abbiamo bisogno di piccoli racconti, di piccole utopie quotidiane, che sono quelle che ci consentono appunto un corretto rapporto con il nostro territorio, con il suo patrimonio storico, culturale, economico e ambientale. Vi ringrazio. Grazie.